Salve a tutti lettori e ben ritrovati in un nuovo video. Io sono Valeria e nella mia persona sono anche oggi una delle tappe del nuovo book blog tour di Bao. È la seconda volta che partecipo a un blog tour di Bao, la prima volta è stata in occasione della promozione della Principessa Spaventapasseri, un bellissimo fumetto per ragazzi del quale appunto ho girato la video recensione, vi lascio il link nelle schede o nell'info box. Oggi però siamo qui ovviamente per parlare di un fumetto completamente diverso. Infatti vi recensirò, vedo di metterlo dritto, Aiuto di Isaac Friedl e Young. Sicuramente non li ho pronunciati nella maniera giusta, spero che nel caso gli autori guarderanno questo video non se la prenderanno con me. Io sto facendo del mio meglio. Prima di cominciare a parlare del fumetto però vi voglio spiegare brevemente che cos'è un book blog tour di Bao. Praticamente Bao ha raccolto intorno a sé, mi sa che siamo 5 questa volta, 5 blogger, tra cui ovviamente ci sono anch'io, e ogni blogger dà il suo punto di vista su quello che è il fumetto. Io oggi vi giro la video recensione, però troverete anche interviste agli autori, approfondimenti sui personaggi, seguendo ogni diversa tappa. Se seguite tutte le tappe, vi iscrivete a tutti i blogger che partecipano, commentate a tutti i blogger che partecipano, alla fine di questo blog tour potete vincere una copia del fumetto, una tavola creata per voi dagli autori e un'altra cosa che adesso non mi sovviene. Per cui invito tutti i miei iscritti a partecipare al blog tour e do il benvenuto anche a tutti coloro che sono arrivati a questa mia video recensione al mio canale seguendo tutte le tappe. Detto questo, ovviamente tutte le informazioni, l'evento Bao e il modulo per partecipare ai giveaway li trovate linkati nell'info box. Cominciamo con la video recensione. C'è il mio cane che mi sta facendo morire perché tipo si sta addormentando e gli si sta chiudendo prima un occhio, poi l'altro, adesso li ha chiusi tutti entrambi. No, si è accorto che sto parlando di lui per cui è tornato vigile. Comincio dandovi qualche informazione generale sul fumetto. Aiuto è scritto, ideato e disegnato da Isaac Friedl, che sto pronunciando, continuando a pronunciare male, e colorato da Young. È uscito in Casa Bao il 25 agosto, costa a prezzo pieno 18 euro, però se state vedendo questo video, diciamo, il giorno dell'uscita brevemente, è ancora valida l'offerta del 25% di sconto su tutto il catalogo Bao. Trovate gli sconti su Amazon, sui principali e-commerce, nelle librerie aderenti, sul sito di Bao, per cui questo qui ovviamente rientra e lo potete avere al 25% di sconto. Alla fine del volume è presente una pagina interamente dedicata, ve la faccio vedere, quando devo fare queste cose non sono mai in grado di farle velocemente, ha degli adesivi, per cui potete staccare tutti questi adesivi qui e incollarli per personalizzare la copertina o comunque li potete usare come vi pare, su quaderni, agende, computer, tutto quello che mi va. Io sono giorni che continuo a riguardare questa copertina e a pensare che adesivo ci voglia appiccicare sopra, però al tempo stesso mi piace talmente tanto così com'è che non ho il coraggio, perché poi non so se gli adesivi vengono via senza lasciare tracce, per cui sto pensando di appiccicarmene uno sul computer, specialmente tipo questo qui con la donnola. Vedremo come andrà a finire questa cosa, indubbiamente vi terrò aggiornati. Ultima informazione che ho da darvi, è previsto un seguito di questo volume l'anno prossimo. Io ovviamente non vi dirò niente del finale, diciamo che se volete leggere solo ed esclusivamente questo lo potete fare, però si apre comunque ad un potenziale seguito, ci sta. Detto questo, partiamo con la trama. Per partire con la trama vi devo raccontare un aneddoto legato alla mia scoperta di questo fumetto. Io sono iscritta alla newsletter stampa di Bao e intorno alla data d'uscita mi è arrivata appunto l'email interamente dedicata ad Aiuto. L'ho letta molto velocemente, non ricordo cosa stavo facendo quel giorno, però l'ho proprio scorsa e mi ha dato l'idea di essere un fumetto della collana Bao. Per chi non la conoscesse, è la collana Bao dedicata ai fumetti per bambini, insomma, effettivamente, cioè, mi dava l'idea di un fumetto Bao. Ho letto e ho lasciato perdere. Dopodiché sono stata contattata da Bao per far parte di questo book blog tour, mi sono detto vuoi leggerlo, facci sapere, ho detto di sì, me l'hanno inviato e quando poi effettivamente sono andata a guardare bene il volume mi sono accorta di questo talloncino qui dietro che dice attenzione consigliato a un pubblico maturo e lì mi è partita un attimo la cosa, ok, qui c'è qualcosa che non va, perché lo stile, faccio vedere anche una tavola per farvi capire. Vabbè, ho preso una tavola violenta. Faccio vedere una tavola che non è violenta, spero. Lo stile è questo qui, la copertina è questa. Ho detto, com'è possibile che un fumetto che graficamente è così sia consigliato per un pubblico maturo? Per cui mi ci sono approcciata
in maniera totalmente confusa, cioè non riuscivo a unire le due cose. Però effettivamente una volta che poi ho cominciato a leggerlo ho compreso tutto. Il fumetto si apre con l'uccisione di un cacciatore. Questo cacciatore è rimasto ucciso nella colluttazione con una mamma orsa, per cui è morta sia l'orsa sia il cacciatore. Gli altri che fanno parte del gruppo, trovando il corpo, decidono in qualche modo di vendicare il loro amico andando alla ricerca del cucciolo di orso che era insieme alla mamma. Uno scoiattolo però, decisamente molto furbo, riesce a trovare quest'orso e in qualche modo tenta di metterlo in salvo. Non vi dirò una parola in più sulla trama, la luce sta cambiando in maniera strana, però ci tengo a dire che questo è un fumetto che ha un tema molto molto particolare, quello della violenza. Parla della violenza da due punti di vista molto diversi, la violenza dell'uomo, soprattutto la violenza operata per divertimento. Non parliamo di un uomo che si deve difendere da un rapinatore, parliamo di un uomo che imbraccia un fucile e decide che per passare un bel pomeriggio andrà a uccidere degli animali. Cioè, questo è effettivamente il tipo di violenza che viene affrontato in questo senso. E parliamo di violenza che risponde a violenza, per cui la violenza della natura, degli animali, che si vedono uccidere così, per nulla, che si vedono torturati e quindi rispondono all'uomo, non stanno lì a guardare. È un tema molto delicato. Adesso io immagino, anzi spero, che il 99% di voi saranno ovviamente contro la caccia. Però un conto è dire sono contro la caccia, un conto è effettivamente trovarsi di fronte a questo gruppo di cacciatori che uccidono in maniera brutale ed è un conto trovarsi di fronte a questi animali che si devono difendere in qualche modo. Io personalmente non sono di quelle persone che gioiscono nel momento in cui un cacciatore viene ucciso da un animale, nel senso per me potevi starsene a casa tua, saresti rimasto in vita molto tranquillamente, però non sono nemmeno di quelle persone che dicono ah ah che bello un cacciatore in meno, mi dispiace comunque nel momento in cui si perde una vita. Però è molto difficile provare pietà per i cacciatori presenti all'interno di questo fumetto, veramente molto difficile. Però devo dire che questa violenza che chiama violenza ha creato un climax pazzesco, per cui il finale violento è una stella che esplode, è qualcosa di veramente straziante per entrambe le parti. Quindi tu provi tristezza non per il cacciatore, non per l'animale, ma per la situazione. So che normalmente io vi parlo della trama e poi vi dico cose che mi sono piaciute di un fumetto, cose che non mi sono piaciute. Se questa è la prima volta che guardate una mia video recensione non lo potete sapere, però questo è di solito il modo in cui opero. Perché vi sto parlando del tema collegandolo in maniera così stretta alla trama? Perché sono inscindibili. Cioè, non posso andare avanti con la recensione e dirvi quello che mi è piaciuto, quello che non mi è piaciuto, senza dirvi questo prima. Cioè, questo è il capostipite del fumetto, non potete scinderlo in alcun modo dal fumetto, per cui vi dico, regolatevi, cioè l'avviso, attenzione, considerato un pubblico maturo, non c'è a caso, pensate a quella che è la vostra sensibilità. Tra l'altro, una cosa che lo rende ancora più violento e sembrerà assurdo è proprio lo stile dei disegni, cioè questo qui, ditemi se non vi ricorda uno stile d'albo illustrato per bambini. Questo qui rende il tutto ancora più grottesco e ancora più brutale. Se a raccontare questa stessa identica storia ci fosse stato uno stile per adulti, pulp, splatter, si sarebbe potuto, paradossalmente, si sarebbe potuto affrontare ancora più a cuor leggero. Il fatto che questa sia una storia per adulti intrappolata in una gabbia da stile Bambi quasi, ti spiazza in maniera colossale. Però, visto che stiamo andando completamente da una parte e dall'altra, direi di parlarvi di quello che veramente ho apprezzato di questo fumetto. Primissima cosa, ricollegandoci a quello che stavo dicendo 2 secondi fa, lo stile. A me i disegni sono piaciuti tantissimo, i colori, i tratti sono stupendi, stupendi veramente. Tra l'altro trovo che questo fumetto si ricolleghi tantissimo a quella che è la moda del momento, ovvero quella di riempire tanto le tavole con tanto colore, tanti dettagli,
Cioè, a parte i cambi di capitoli, che sono questi qua, sono belli, proprio belli. Tutto il resto delle tavole è pieno. Gli autori, cioè, si sono presi il loro tempo e hanno deciso che dovevano riempire tutto di colore. Io la trovo una cosa bellissima e trovo anche che se non si leggono albi illustrati per bambini, se non si leggono fumetti per bambini e ragazzi, trovare uno stile del genere è abbastanza complicato. Il fumetto per adulti è qualcosa di completamente separato dalle mode che vanno avanti nei fumetti per bambini, per cui se volete effettivamente vedere com'è il mondo là fuori, graficamente parlando, però rimanendo ancorati ad una storia per adulti, aiuto fa decisamente per voi. Altra cosa per il quale l'ho apprezzato tantissimo, la trama è ovviamente divisa in due punti di vista diversi, quello dei cacciatori e quello degli animali. Temevo che gli animali avrebbero parlato, perché a me, tipo, gli animali parlanti piacciono e non piacciono, è una cosa che per me deve essere trattata con molta cura. In questo volume qui gli animali non parlano, eppure sai sempre cosa stanno pensando, sai sempre che tipo di relazione c'è tra di loro. Io l'ho trovato una cosa molto bella, riuscire a trasmettere talmente tanto semplicemente attraverso il disegno è la cosa più difficile che si può fare. Cioè, questo qui è praticamente un silent book. Se non sapete che cos'è un silent book, è un libro senza parole. Se io prendessi aiuto e mettessi su una pagina Word tutto il testo che c'è, mi uscirebbe a meno di mezza pagina. Ed è una cosa difficile, cioè, se si è abituati a leggere fumetti, trovarsi di fronte a un silent book ben fatto è qualcosa che ti soddisfa tantissimo, perché dici wow, gli autori, i disegnatori sono stati veramente, veramente bravi. Trasmettere senza parole è quello a cui un disegnatore, un fumettista dovrebbe aspirare come massimo, e nel momento in cui ci riesci, cioè vai a stappare la bottiglia di vino buono. È qualcosa al quale io mi sono trovata davanti molto molto raramente. I silent book poi non sono così, così famosi, non ce ne sono poi così tanti per un target un po' più alto, però nel momento in cui ci sono e nel momento in cui sono belli non si può fare a meno di apprezzarli. Adesso passiamo a quello che per me è l'unico lato negativo della questione, che attenzione non è un lato negativo per me, a me questo fumetto è piaciuto tanto principalmente perché mi ha scioccata a morte. Io sono una persona estremamente sensibile alla violenza, specialmente alla violenza nei confronti degli animali. Io ho un cagnolino che qua in questo momento sta ronfando. Se qualcuno dovesse fargli del male, come questi cacciatori fanno del male agli animali in questa graphic novel, io penso che gli caverei gli occhi con le mie unghie. Parlando di una persona che non è assolutamente violenta e non ama vedere la violenza, io l'ho apprezzato, sono contenta che sia sul mio scaffale. È una graphic novel che io rileggerei molto volentieri. Adesso, magari tra un anno, quando uscirà il seguito, una graphic novel da far leggere ai miei figli quando saranno un po' più grandi, perché se non un bambino lo sciocchi a morte. Io l'ho apprezzata davvero, per me questo qui è un 5 su 5, ma pensando come booktuber, pensando a voi, io devo dire che c'è un lato negativo. Per me, se non si è abituati a leggere fumetti, ecco, questo qui è un avviso un po' per chi si sta approcciando al mondo delle graphic novel, ecco, no? Anche chi legge fumetti. Un silent book come questo, cioè un silent book in generale, non lo consiglio granché. Nel momento in cui ci si comincia ad approcciare al mondo del fumetto, spendere 18 euro, beh, al momento ne spendereste di meno, però in generale spendere tanti soldi è difficile, lo so, me lo scrivete spesso in tanti, che vorreste approcciarvi al mondo del fumetto, ma per un volume solo 20 euro, 30 euro sono una spesa troppo ingente. Io trovo che nel momento in cui si comincia a comprare i primi fumetti, si fa ancora molto affidamento alle parole, si fa molto affidamento ai dialoghi, si cerca comunque una graphic novel grossa che vi tenga impegnati nel leggere, perché non c'è ancora quell'educazione personale al guardare e basta, a godersi una vignetta, a ricercare la descrizione nella vignetta. Se avete letto romanzi tutta la vita, il fumetto è qualcosa con cui dovete ricominciare da capo, cioè non è assolutamente la stessa cosa. Un silent book, quindi un libro che vi porta a guardare e basta, uno che non ha mai letto fumetti in vita sua o ne sta cominciando a leggere adesso, se lo fa fuori in 10 minuti.
perché è molto semplice per qualcuno che non è abituato guardare senza soffermarci troppo e continuare con le pagine finché non si trova quel dialogo. E quindi i dialoghi ce ne sono contati sulle dita di una mano. Per cui vi dico, rifletteteci bene. Se volete approcciarvi a un science book, se vi sentite pronti a guardare una tavola, veramente assorbirla con lo sguardo, riempirvi gli occhi, perché qui parliamo poi di tavole pienissime, c'è un colore, una tavola del genere vi riempie gli occhi per 10 minuti, io dico prendetelo. Se invece non vi sentite ancora pronti a staccarvi completamente dalle parole, lasciate perdere o comunque prendetelo più avanti quando vi sarete abituati meglio al fumetto. Io vi dico, io lo raccomando, potete leggerlo con gli occhi. 10 volte aiuto e trovereste ogni volta dettagli diversi, colori che non avevate notato, emozioni nuove. Il mondo animale qui dentro è molto figo, però andateci anche con i piedi di piombo, perché la mancanza totale delle parole può non essere digerita facilmente. Lettori, questa recensione è finita, sento che è stata confusissima. Non mi era mai capitato nel recensire un fumetto di essere così confusa. Io però sento di avervi detto tutto quello che vi volevo dire. È stata una lettura bella, proprio bella bella, che mi ha soddisfatto. Però io sono una persona che legge tanti fumetti e mettiamo quello lì sul tavolo. Se non mi conoscete, vi ricordo il giveaway BAO. Tutte le altre tappe del Book Blog Tour trovate tutte le informazioni nell'info box. Vi ricordo che fino al 25 settembre c'è lo sconto su tutto il catalogo BAO. Se ho sbagliato data, troverete la data giusta nell'info box. Io vi ringrazio per avermi fatto compagnia, vi mando un bacio e ci vediamo giovedì.